Buongiorno, un saluto a voi da Monica Cattarossi. Oggi tocca a me raccontarvi le meraviglie di Beethoven per violoncello e pianoforte. Si tratta di un corpus di opere non molto vasto, ovvero 5 sonate, 3 cicli di variazioni e la trascrizione della sonata per corno e pianoforte, opera 17. Non molto vasto, però ugualmente importante, perché per due motivi principalmente. Il primo è che né Mozart né Haydn avevano scritto nulla di simile per questi due strumenti ed è la prima volta nella storia che proprio Beethoven compone delle sonate, delle partiture in cui né il pianoforte né il violoncello siano subordinati, ausiliari all'altro strumento, ma dialoghino alla pari. Secondo motivo è che queste cinque sonate, in particolare le sonate, sono distribuite molto equilibratamente in tutti i periodi della vita del compositore. Ovvero le prime due appartengono al primo periodo, cosiddetto io mi attengo, diciamo, alla divisione dell'opera di Beethoven operata da Lenz. Poi si sa che tra queste opere esistono molte ragioni di comunanza, però è per darvi l'idea di in che periodo siano state scritte e più o meno in che stile anche noi le possiamo riconoscere. Le prime due sono giovanili, l'opera 69, la maggiore, appartiene al cosiddetto periodo eroico, le opere 102 numero 1 e numero 2 invece composte nel 1815 appartengono di diritto al cosiddetto ultimo periodo. Mentre ascoltiamo le note del finale della sonata opera 5 numero 1, vi posso raccontare un po' la storia di queste sonate, in particolare le prime due vennero composte in occasione di una fortunata tournée di Beethoven per le principali capitali d'Europa. Era il 1796. Beethoven aveva solamente 26 anni, doveva imporsi come compositore, non solamente come pianista virtuoso. Si esibisce di fronte al re di Prussia, Federico Guglielmo II, che era un violoncellista dilettante, e assieme al violoncellista di corte Louis Duport, Beethoven gli fa ascoltare i suoi due primi lavori per violoncello e pianoforte, riscuotendo un grandissimo successo. Si tratta di due sonate con già grandi novità, come nella forma, si aprono entrambe con un adagio, un breve adagio introduttivo, a cui segue un allegro. E poi c'è solamente un grande secondo movimento, visto che il primo era già stato così esteso. Poi, nello stesso anno, Beethoven compone un ciclo di variazioni, quelle sul Judas Maccabeus di Handel, e poi altri due cicli di variazioni sul flauto magico di Mozart, nel 1800 la composizione della sonata per corno. Trascorrono alcuni anni e siamo nel 1808, Beethoven è all'apice della sua creatività, ha appena terminato di comporre la quinta sinfonia, la sesta sinfonia pastorale, ed ecco che scrive questa meravigliosa sonata, l'opera 69, in La maggiore, in quattro movimenti. Si apre con un tema del violoncello solo ed è una sonata straordinaria che i violoncellisti amano molto. Trascorrono poi ancora alcuni anni di silenzio per questa formazione del violoncello e pianoforte e nel 1815 Beethoven si dedica alla composizione degli ultimi due lavori.
per questa formazione. L'opera 102, numero 1 in Do maggiore e la numero 2 in Re maggiore. E cosa era successo? L'anno precedente era andato a fuoco il palazzo del principe Razumovsky, nelle cui sale il quartetto Schuppanzich aveva dato vita e suono ai quartetti, ai lavori per quartetto di Beethoven. Il violoncellista Joseph Linke era anche un amico del compositore, nonché un interprete straordinario di cui si narrano meraviglie del suo fraseggio e della sua intonazione impeccabile. Però il principe, andato in rovina, ha dovuto licenziare questa formazione del quartetto Schuppanzich. Linke deve partire da Vienna ed è come regalo d'addio, come che a lui pensa Beethoven componendo queste due ultime sonate. Si tratta di lavori assolutamente nuovi per la loro forma, e non compresi dai contemporanei, però che a noi sembrano il vero legame con il futuro. E mentre ascoltiamo questo vorticoso terzinato del pianoforte, rincorso dagli sforzati del violoncello, non posso non pensare alle critiche più feroci rivolte a Beethoven proprio dai contemporanei che lui stimava di più, ovvero il poeta tedesco Wolfgang Goethe, che definiva la musica di Beethoven barbarica, violenta e primitiva. Il compositore Berlioz la definiva soggetta ad impulsi collerici, esattamente come lui. Io mi sono chiesta il perché, cercare una risposta di queste critiche nella musica di Beethoven e specialmente in queste cinque sonate che sono distribuite appunto in tutti i periodi dell'opera del compositore. Vi posso dire che per quanto riguarda l'aspetto primitivo è forse la musica che viene composta a partire dagli elementi primari, ovvero che nella musica sono le scale, cioè la successione delle sette note, e l'arpeggio, ovvero l'esecuzione delle tre note dell'accordo non simultaneamente. Questa opera 5, la Fa maggiore, si inizia proprio così, con una serie di arpeggi e di scale. Scala del violoncello. Questo stesso materiale è la base per l'allegro immediatamente successivo, un arpeggio e poi delle brevi scale. Esposto dal violoncello. Scale ancora nell'opera 5 numero 2 in Sol minore, però il ritmo puntato delle scalette del pianoforte ci danno la sensazione di una serietà, di una tragicità completamente diversa invece allo spirito così lieto e bonario dell'opera 5 numero 1. Thank you.
adagio sostenuto, molto espressivo, ha un carattere tragico, culminerà con molte pause, prima con un'insistenza di questa dominante. Tragicità delle donne. L'uso delle pause per definire in realtà una teatralità e la drammaturgia di questa musica, a cui segue poi un allegro molto piuttosto presto, estremamente lungo, in cui appunto, se ascoltavamo prima, ci sono questi inseguimenti di note fra il violoncello e il pianoforte. Abbiamo ascoltato qui brevemente l'inizio della sonata opera 69 in La maggiore, che ricordo si apre con il tema del violoncello solo, a cui segue immediatamente il tema esposto in minore dai due strumenti. Così. Il secondo tema invece è costituito da arpeggi e scale sovrapposti. L'arpeggio. Semplice atmosfera di pura poesia. Il secondo movimento è uno scherzo indiavolato, molto, questo sì, molto violento, perché è molto, per dirla con le parole di Wagner, molto invasato. Wagner giudicava Beethoven un ossesso invasato. Segue un brevissimo adagio introduttivo e un finale incredibilmente gioioso. Motivo di scala semplice è l'inizio della sonata opera 102 in Do maggiore. Il violoncello. Espone delle note di una breve scala ed è da solo, a cui risponde il pianoforte in un dialogo pacifico e molto civile che culmina su una cadenza sul quinto grado, per chiudere con un poetico Do maggiore con degli arpeggi della mano sinistra del pianoforte. Ci aspetteremo meno che la violenza improvvisa del tema dell'allegro vivace. Ed è solo qui che questa furia si placa. Quindi vedete molta furia, molta violenza unita a una grande semplicità. Questa sonata è una sonata di quelle chiamate un po' già ormai rivoluzionarie, c'è un tempo adagio breve in cui alla fine è citato di nuovo il tema del primo movimento e segue un allegro vivace
con ricco di scalette di inseguimenti fra i due strumenti. Appunto, anche qui molto semplice e molto gioioso. Siamo arrivati alla quinta sonata, la Re maggiore, l'opera 102 numero 2, ed è sicuramente la più avveniristica, la più rivoluzionaria di tutte e cinque, quella in cui si può riconoscere anche la cosiddetta variazione in sviluppo, ovvero l'utilizzo di Beethoven di pochissimi elementi che gli consentono di generare delle architetture molto complesse. E qui si apre questa sonata con un vitalistico slancio del pianoforte solo, a cui segue poi una perorazione dolce del violoncello. I due strumenti sono uniti in un discorso di forza quasi michelangiolesca, si potrebbe dire, basato su sforzati e su elementi molto, molto aspri messi insieme. Il secondo movimento è l'unico adagio di tutte e cinque le sonate, un adagio con molto sentimento d'affetto e che consta in un corale di cui le voci, costituite dalle dita del pianoforte e del violoncello, sono quasi quelle di un coro che respira assieme. Thank you.
Questo adagio ha un carattere estremamente tragico e umano ed è la giusta situazione emotiva che ci consente poi di partire per una resurrezione costituita da una fuga. La fuga, si sa, è una delle forme che Beethoven prende di più e utilizza nell'ultimo arco della sua vita creativa. E anche qui è una fuga meravigliosa in cui i due strumenti sono in grado di collaborare, competere insieme con una serie incredibile di sforzandi e di microcellule di tema. Cioè, nella seconda parte c'è una seconda fuga, un secondo motivo, e il tutto culminerà su un pedale di dominante costituito da un trillo del basso del pianoforte e per terminare con un'apoteosi in re maggiore. Solamente su ciò che resta del repertorio beethoveniano per violoncello e pianoforte, ovvero i tre cicli di variazioni. E le primi due cicli, composti nel 1796, sul tema dello Judas Maccabeus di Handel e il flauto magico di Mozart, vedono il pianoforte avere la parte più scintillante con addirittura una variazione per il solo pianoforte. Le sette in mi bemolle, sempre sul flauto magico di Mozart, sono forse le più equilibrate, in cui il violoncello si può esprimere in tutte le sue potenzialità espressive e virtuosistiche. La sonata in fa maggiore per corno, opera 17, fu composta in soli 2 giorni e nella prima esecuzione Beethoven addirittura improvvisava la propria parte, ebbe talmente tanto successo che fu eseguita 2 volte seduta stante. Questi due strumenti, il corno e il violoncello, sono gli strumenti che poi, non dimentichiamolo, nell'Ottocento ebbero più successo e più compositori che dedicarono a loro delle opere meravigliose. Ma forse questo sarà materiale per delle prossime conversazioni e io vi saluto.